Bentornati carissimi amici, siamo alla seconda parte del mio intervento sull'omicidio, la legge sull'omicidio stradale e lesioni gravi e gravissime stradali. Allora, ci eravamo lasciati sulle aggravanti, dicevamo che le altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesione di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. Ah, un'altra piccola parentesi, io vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti perché l'argomento io sapevo, immaginavo, ha suscitato molto ma molto interesse, quindi ho ricevuto parecchi contatti dove mi sono stati chiesti dei chiarimenti e sicuramente questo è importante, significa che l'argomento è veramente sentito. Allora, dicevo, ho inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. Quindi bisogna fare attenzione, è importante anche questo. La pena invece è diminuita fino alla metà quando l'incidente non è conseguenza esclusiva dell'azione del colpevole. In caso di condanna a patteggiamento, anche con la condizionale per omicidio o lesioni stradali, viene automaticamente revocata la patente. Allora, e qui siamo al dunque, perché vediamo, come accennavo nell'altra puntata, una nuova patente sarà conseguibile. Chiaramente dopo nuovi esami, eccetera, eccetera, dopo 15 anni per l'omicidio o 5 anni per lesione. Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi, se ad esempio il conducente è fuggito, come dicevamo, dopo l'omicidio stradale. Quindi è il cosiddetto ergastolo della patente. In sostanza dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca per riprendere la patente, ovviamente dell'esame. Allora io che comincio a essere un po' più grandicello ho paura che la patente non la prenderò più. C'è da farci qualche conto, oltre al danno che noi abbiamo cagionato alle vittime, ai danni per lesioni e tutto quanto, noi sicuramente abbiamo un qualcosa che può cambiarci veramente la vita, perché c'è l'arresto. E comunque poi c'è la revoca della patente, quindi per 5, 10 anni, 15 anni o addirittura 30 noi saremo senza macchina, quindi ne avremo ripercussioni sulla nostra attività quotidiana, sul lavoro, sulla nostra mobilità in generale, quindi ecco, c'è da riflettere veramente. Allora, qualora la patente, questo lo diciamo, sia di un altro stato, anziché la revoca vi sarà l'inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo, quindi se è uno straniero, vabbè. Allora, per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione, cioè noi sappiamo che i reati si prescrivono a secondo dei reati dopo un certo periodo, quindi hanno previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave. Il caso più grave, per esempio, è inteso come, fra virgolette, una bevuta pesante e droga. Negli altri casi l'arresto è facoltativo, quindi significa che si sentirà il magistrato di turno, il PM di turno, si racconteranno i fatti nell'immediatezza, la gravità dei fatti, se ci stanno circostanze aggravanti e così via, e quindi il magistrato disporrà o meno l'arresto di chi ha provocato appunto l'incidente e quindi la vittima, eccetera. Resta però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso, il pubblico ministero inoltre potrà chiedere una sola volta di prorogare le indagini. Quindi diciamo che se una persona presta soccorso è un fatto positivo per questa legge. Il giudice può ordinare anche l'ufficio, ecco, questa è un'altra cosa molto molto importante. Allora, per la determinazione del tasso alcolemico e per la verifica dell'assunzione di eventuali sostanze stupefacenti, che poi oggi ce ne stanno sempre di nuove, e io ho visto, sono stato a dei corsi di aggiornamento e addirittura anche a livello tecnico sembra ci siano difficoltà per alcune nuove droghe sintetiche molto potenti elaborate per il loro riconoscimento.
E comunque dicevo che per la verifica di questo, anche perché i mezzi vanno sequestrati, c'è l'arresto, non c'è l'arresto, e quindi verificare se ci stanno queste aggravanti. Perché attenzione, la guida, voglio dire questo che mi è sfuggito nel corso di questa disamina, la guida in stato d'ebbrezza e sotto l'influsso di stupefacenti, al di fuori della norma della legge 41 sull'omicidio stradale e lesioni stradali, è rimasta praticamente come era prima, è ricondotta all'articolo 186 e 187 del codice della strada, che prevede già le sue distinte sanzioni. È quando poi, da quel fatto lì, che ne deriva la morte o lesioni gravi o gravissime a una persona, che cambia tutto aspetto e va ad entrare in questa nuova norma. Dicevamo quindi che il giudice, o normalmente il pubblico ministero di turno, può disporre, quindi la polizia giudiziaria, chi interviene nell'rilevamento dell'incidente stradale, quindi possono essere polizia locale, carabinieri, polizia stradale, eccetera, eccetera, qualora debba riscontrare queste cose, e il guidatore del veicolo si rifiuta di essere sottoposto agli esami che sono considerati invasivi, praticamente il prelievo del tessuto ematico, può essere disposto il prelievo coattivo. Quindi, nei casi urgenti, e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal PM. Qui c'è pure qui un grande dibattito, perché io, come dicevo, è una legge sicuramente giusta, ma probabilmente che in alcuni punti va rivista, e che in alcuni casi, almeno secondo me, crea una qualche difficoltà, e una proprio la troviamo in questa questione del prelievo coatto, che in buona sostanza l'articolo 32 della Costituzione recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento, attenzione, sanitario, se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Allora, c'è una qualche contraddizione? Non lo so, il dibattito forse sì, forse no. Il dibattito aperto è aperto, io vedo, anche a livello di forze di vertici di forze di polizia. È aperto anche a livello di magistratura, perché sostanzialmente noi sappiamo tutti che la Costituzione è la madre delle leggi, pertanto per la gerarchia delle fonti sta al di sopra di tutto, e quindi ci dice in sostanza che nessuno può essere imposto, quindi i limiti del rispetto della persona umana, oppure un determinato trattamento sanitario. Allora, io faccio una domanda. Probabilmente la Costituzione, in questa specifica parte, avrebbe dovuto essere rivista prima di fare la norma, che è stata fatta velocemente, anche se per un lungo periodo è stata rimpallata più volte fra Camera e Senato e viceversa, punto interrogativo. Io questo non lo so. Però probabilmente, per evitare ogni dubbio, anche operativo, magari se fosse stata modificata la Costituzione, avrebbe fatto una eccezione, qualora vi fosse una determinata, cioè praticamente derogava a una determinata legge, che poi era la 41, come si è chiamata, ma poteva essere un'altra legge qualsiasi, allora non vi sarebbero stati dubbi. In buona sostanza, che succede? Che il prelievo coattivo va bene finché una persona si rifiuta, poi coattivamente la polizia giudiziaria lo porta in un ospedale, e comunque, bene o male, il soggetto si fa fare il prelievo. Ma se noi troviamo, ad esempio, un energumeno alto 2 metri,
perché noi poi dobbiamo cautelare anche la sua incolumità, ci dice questo la legge, lo ritroviamo nella Costituzione. E per sottoporlo al prelievo ematico dobbiamo tenerlo in 10 e magari col rischio che si fa male o col rischio che quando il personale sanitario, il personale medico deve comunque infilare al lago, in vena, eccetera, possa creare qualche danno perché è esagitato, perché sta in palese stato di ebbrezza oppure sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, e qui nasce il problema e nasce per l'appunto il dibattito. Il dibattito è ancora aperto. Io dico che probabilmente in determinati casi è chiaro che è un aggravante, però in determinati casi probabilmente è chiaro che la polizia giudiziaria che lo accompagna sta sempre in contatto col PM, il quale verrà informato e darà poi le disposizioni, perché è lui che comunque coordina tutte le indagini, perché questa è un'indagine, e un'indagine è abbastanza seria. Ma probabilmente potrebbe essere il caso che un agente filmi tutto quello che sta accadendo, quindi poi verbalmente parla col PM, che al PM, io dico per ipotesi, potrebbe anche stare bene che con tutte le riprese vede quello che è successo e può essere portato quale fonte di prova, e magari probabilmente evitare che venga fatto il prelievo e fatti danni maggiori. È ovvio che il personale sanitario in quella veste, noi stiamo facendo dei corsi di aggiornamento perché dopo un anno dall'entrata in vigore della legge ancora ci sono difficoltà, perché la norma dice pure, anzi lo dice la Costituzione, che noi dobbiamo cautelare anche la privacy e la riservatezza del soggetto sottoposto ad indagini. Quindi ci saranno dei pronto soccorsi appositamente attrezzati, e lo stanno facendo anche qui a Civitavecchia, anche se ritengo che probabilmente, certo, è tutta una cosa nuova, ma andava fatta già probabilmente per tempo. Ma comunque ci dovrà essere un locale apposito dove verranno portate, spero mai che questi casi, però purtroppo sicuramente qualcuno ce ne sarà, già ce ne sono stati, dove vengono portate eventualmente queste persone con riservatezza, proprio locali adiacenti al pronto soccorso, dove avranno anche, perché chiaramente i campionamenti vanno fatti con una certa rapidità, perché alcune sostanze, l'alcol stesso col passare del tempo perde il suo effetto, quindi non è più riscontrabile, o comunque è riscontrabile in quantità minore nei campioni di sangue, e pertanto questi soggetti debbono avere una precedenza. Immaginiamoci in grossi pronto soccorsi dove colmi di gente che aspetta, e quindi ci deve essere del personale preposto H24 che sia disponibile per queste persone, e so che si stanno organizzando per questo. Chiaramente poi qui c'è tutta la catena del, è interessante anche questo, perché c'è tutta la catena della garanzia dei campioni che vengono prelevati, quindi all'interno dell'ospedale è chiaro che il campione poi deve andare al laboratorio analisi, quindi è chiaro che non deve essere tutto questo fatto nella certezza più assoluta, perché nel tratto anche da un piano all'altro che la provetta di sangue dal pronto soccorso va al laboratorio non possa essere cambiata, in sostanza, perché altrimenti potrebbe essere un fattore quando nel dibattimento che ci sarà, che potrebbe invalidare e inficiare tutte le prove. Beh, io credo di aver concluso con queste due puntate molto molto sintetiche sul nuovo reato di omicidio e lesioni stradali gravi, ma l'accento che io voglio porre, o comunque la sottolineatura importante,
di non prendere sotto gamba quando noi stiamo alla guida di un veicolo, qualsiasi esso sia. Soprattutto i veicoli a motore, perché oggi giocarsi, io dico proprio una vita, anche una persona, perché di fatto poi tolto chi è che si è posto alla guida volontariamente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, magari lo fa pure con una certa frequenza e gli va bene. Poi noi possiamo anche trovare l'automobilista normale che per pura distrazione purtroppo magari provoca lesioni corpose gravi a una persona e rovinarsi veramente per questo una vita. Quindi il mio invito è sempre a pensare, fare attenzione. Io poco fa vengo da un'altra trasmissione in radio che ho fatto sui velocipedi, che sono le biciclette, ma sulle biciclette ci stanno i cristiani, ci stanno le persone, e come ci si deve comportare, perché chiaramente in quel caso il ciclista, come il pedone, io l'ho detto anche in altre occasioni qui, è una delle categorie considerate più debole, ovviamente, dal codice della strada. Io vi ringrazio per l'attenzione, sempre nella speranza di essere stato esaustivo ed utile. Vi invito sempre a contattarmi sulla mia rubrica Facebook Sicurezza, Giustizia e Legalità. E ci diamo appuntamento per la prossima puntata. Vediamo un attimino, anche in base alle richieste che verranno, quale sarà l'argomento che tratterò. Arrivederci.